Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi, senza troppi giri di parole, vedete già in schermata, andremo a parlare di PlayDoge, un gioco dove si possono guadagnare dei soldi proprio giocando, il classico play to earn, che sta decisamente esplodendo nel web, non solo italiano ma mondiale, come possiamo assolutamente vedere dagli USDT raccolti durante questi 10-12 giorni di pre-sale. Stiamo per sfiorare i 3 milioni di dollari. Andiamo a parlare di PlayDoge, che non è altro che un gioco che va a riprendere il gioco famosissimo del Tamagotchi degli anni 90, che tantissimi di noi sicuramente conosceranno, gioco che aveva spopolato nei fine anni 90 con circa, se non sbaglio, 86 milioni di vendite. Possiamo sicuramente andare a vederlo qua. Guardate un attimo, c'era proprio l'ispirazione al gioco. 82 milioni di unità di dispositivi furono venduti nel 96 di Tamagotchi. Come vi dicevo, PlayDoge è proprio questo animale domestico virtuale con l'iconcina del famosissimo Dogecoin, il cane di Elon Musk che ha spopolato nelle meme coin, e ancora oggi è la meme coin più famosa e più valutata del mondo. Andiamo a vedere un pochino, guardate un pochino dove è stato pubblicato PlayDoge ultimamente. Parliamo di giornali e testate veramente di altissimo livello. Qua possiamo vedere un pochino cosa c'è da sapere su PlayDoge, che è un gioco su smartphone che integra il classico concetto di animale domestico virtuale, ovvero il Tamagotchi, come abbiamo detto in precedenza, nella nuova economia digitale delle criptovalute. Prenditi cura del tuo PlayDoge e assicurati del suo benessere attraverso l'alimentazione tempestiva, l'intrattenimento e le cure mediche. È un gioco di avventura ovviamente in 2D, per riprendere, come dicevo, gli anni 90. L'ispirazione ancora una volta va al Tamagotchi, e che era diventato un'icona culturale smuneggiando un fascino globale per la compagnia digitale. Le caratteristiche del gioco invece, come dicevo, riprende gli anni 90, ma con la grafica ad alta definizione ma sempre in pixel. I controlli saranno touchscreen, l'interazione diretta con l'animale domestico anche tramite ovviamente la blockchain e il token e il coin Play, che sarà la moneta principale di tutto l'ecosistema. Andiamo un pochino a vedere, come dicevo in basso, tutte le altre caratteristiche. Il gioco principale sarà relativo al Dogecoin e al Tamagotchi, ma come vedete in basso e nel background della roadmap ci saranno anche degli altri giochi che verranno inseriti, come quello famosissimo delle astronavi o giochi che andranno a riprendere il vecchio Super Mario, ad esempio. Questa è la fase 1 della roadmap, che è stata già superata. Noi siamo nella fase 2, ovvero siamo nell'avvio dello sviluppo dell'applicazione. Finirà la pre-sale a breve, verrà lanciato il token nei primi DEX e poi si andrà avanti nella fase 3, dove il marketing andrà a spopolare. Ci saranno i test beta per quanto riguarda l'app, i primi listing, mentre nella fase 4 poi verrà rilasciato realmente il gioco tramite app sia su iOS che Android. Andiamo a vedere un pochino le caratteristiche del token, non tanto nello specifico a cosa servono i play token, perché lo si potrà sicuramente testare con mano quando il gioco verrà rilasciato, ma una cosa fondamentale delle pre-sale è sempre la token economics. Questa che vedete qua è la supply totale dei token. Sicuramente vi sembrerà una supply abbastanza alta, ma è veramente suddivisa in modo molto molto equo. Il 50%, come vedete, in prevendita. Ricordatevi che per giocare al gioco servono i play, quindi è inutile comprarli ora e poi andarli a vendere subito soltanto perché il token farà un pump magari del 20, 30, 50%, anche un per due, perché poi se dopo volessimo giocare dovremmo andarli a ricomprare al prezzo che li abbiamo venduti, se non di più. Il 20% sono le ricompense per la community e tutto il marketing che c'è dietro, dove c'è un altro 20%, percentuale da non sottovalutare. Tantissime pre-sale spesso dedicano una percentuale molto più bassa del 20%, sia al marketing che alla liquidità. Qua sono stati molto molto generosi ed è una cosa che sicuramente terrà il progetto molto molto solido. Ovviamente il 12.5 sono i fondi del progetto e poi c'è un 6% per lo staking, perché se noi dovessimo comprare oggi avremmo anche un bonus tramite lo staking, che andremo a vedere tra un attimo.
Come vedete qua ci sono delle piccole, dei piccoli spoiler di come sarà il gioco. Come comprare? Semplicissimo, connettiamo un wallet classico, un wallet MetaMask o un wallet DeFi o come SafePal. Andiamo a comprare tramite il tasto scambia che andremo a vedere su in alto. Facciamo staking e quando saranno disponibili andremo a ritirare i nostri play. Veramente tutto molto semplice. Qua in basso abbiamo le classiche domande, dove se clicchiamo ci dà una piccola, una velocissima risposta molto sintetica. E come vedete ancora delle piccole imitazioni di giochi come Sonic, Super Mario, quindi abbiamo veramente un'ampia scelta di giochi. Il Telegram principale è quello originale, perché state attenti agli scam. Ovviamente con una pre-sale di 3 milioni di dollari potete immaginare quanti stanno provando a fare dei siti o dei canali Telegram scam. L'ufficiale è soltanto nel sito ufficiale di PlayDoge. Molto semplice, clicchiamo su Telegram, ci porta qua. Vi do un'idea, guardate sempre gli subscribers, perché così vi iniziate a rendere un pochino conto di quello reale. E soprattutto non andate incontro a quegli scam. Idem per quanto riguarda Twitter, perché come sapete il marketing su Twitter e sui social è fondamentale. Pagina creata il 28 di maggio, quindi oggi siamo al 7 di giugno nella registrazione, quindi nemmeno 10 giorni, e ci sono già 2500 followers da non sottovalutare. Quindi veramente, veramente molto... molto impattante questo marketing fatto. Ma guardate un pochino anche, soprattutto se su Google mettiamo PlayDoge nella sezione notizie, chi ne ha parlato? Ne ha parlato veramente il mondo, ragazzi. 2 milioni e mezzo nei primi 10 giorni, come comprare, ci sono miliardi di video, 1 milione e mezzo, questo è stato 3 giorni fa, quindi negli ultimi 3 giorni abbiamo visto siamo quasi a 3 milioni, quindi un altro milione e mezzo. Ne ha parlato veramente chiunque, sia in Italia che non. Quindi significa che il progetto è sano e soprattutto è conosciuto, quindi spopolerà nel web. Ovviamente non sono consigli finanziari, non ho la bacchetta magica, non conosco la prediction che ci può essere sul prezzo della moneta, però sicuramente sarà anche interessante andare a giocare proprio al gioco, sarò uno sicuramente dei primi che andrà a farlo. Qua vediamo che la pre-sale ha una scadenza, non ha la scadenza la pre-sale, ma bensì il prezzo del token. Qua un play ad oggi è mezzo centesimo e qualcos'altro. Ogni step, ovvero tra un giorno e 15 ore, o se dovessimo raggiungere 3 milioni e 148 mila, il prezzo andrà a scalare a un'altra fase numerica qui, ovvero mezzo centesimo e un 5 qui. Siamo ora soltanto nella quarta fase, quindi non pensate di essere in ritardo, perché non lo siete, perché chi ha comprato le monete una settimana fa, perché non è parito nemmeno da 2 settimane, le ha comprate semplicemente a mezzo centesimo, quindi come potete immaginare lo state pagando un 1% in più di qualcun altro, niente di che. Si può acquistare in BNB, in USDT, classico, gli USDT BEP20, o si può acquistare con carta, cosa molto molto interessante. O soprattutto si può acquistare anche in Ethereum, però su Ethereum, se noi andiamo a cliccare compri in Ethereum, che qua vedete ETH, vi dice che se dovessimo acquistare in ETH non saremmo conformi allo staking, quindi ci consigliano di acquistare in BSC, e sinceramente ve lo consiglio anch'io perché le fee sono molto molto più basse, quindi sicuramente conviene rimanere sulla famosissima e conosciutissima blockchain di BNB. Andiamo a vedere due punti fondamentali ovviamente del progetto. Il white paper, vi consiglio sempre di andare a leggervi il white paper, è una cosa molto importante. Andrete a scoprire all'interno del progetto quali sono le idee, con la storia, il concetto, le opportunità del marketing, il gioco, il perché del play token, la roadmap, le conclusioni, i rischi che ci sono nell'investimento di cripto, che spero siate pronti ad affrontare quando e se andrete ad investire in questo progetto, e ovviamente le conclusioni finali. Ma soprattutto una cosa che è già stata fatta, come vi dicevo, essendo nella fase 2, c'è l'audit che è superato, fatto da Solid Proof, compagnia nel mondo delle cripto conosciutissima. Tra l'altro sappiamo quanto sono precisi, tra l'altro, i tedeschi. Qua c'è la possibilità di vedere tutto l'audit. Anche qua vi consiglio, per chi vuole entrare un po' più all'interno del progetto,
e scavare un pochino, di andare a darvi uno sguardo. È un audit veramente molto interessante. Prima di fare questo video gli ho dato uno sguardo e sono molto soddisfatto e sarò sicuramente un investitore. Ora vi voglio far vedere giusto due cosettine sullo smartphone, di come si presenta la piattaforma su smartphone. Mi collegherò dal mio SafePal e vi farò vedere tramite il link che trovate in descrizione, e vi consiglio ancora una volta, per favore usate il link che trovate in descrizione. Sicuramente voi penserete, beh certo, voi che utilizzo quel link perché così tu guadagni più soldi. Più che altro non li perdete voi. Io non guadagno soldi se voi cliccate sul link, ma voi andate a comprare i Play Doge Coin nel sito reale di Play Doge Coin. Perché altrimenti andreste magari a incappare in uno dei fantomatici Telegram, e qui vi faccio vedere un pochino come si sbizzarrisce Telegram. Guardate un pochino, se andate a cercare Play Doge, guardate che cosa vi apre. Vi dice l'official, ecco qua, vi dice già di andare a prendere i token. Guardate quest'altro, games, tutti scam ragazzi, la maggior parte sono tutti scam. Quindi mi raccomando, andate a utilizzare il link che trovate nei video di YouTube. Se non dovete cliccare sul mio, andate su un altro video e cliccate su quello, perché potreste andare ad incappare nella perdita dei soldi. Come dicevo, stacco il video qui al computer, mi collego un attimo dallo smartphone, vi faccio vedere come ci si collega, così avete un'idea anche di come utilizzarlo sul telefonino, perché tantissimi andiamo a fare tante di queste cose nel nostro smartphone. Eccoci qui, non ho fatto altro che copiare il link che troverete in descrizione nel video, metterlo nel mio browser di SafePal in questo caso, ma quello di MetaMask va benissimo, ed ecco che ci troviamo di fronte alla piattaforma nel nostro telefono. Praticamente identica, veramente veramente ben fatta rispetto al browser che troviamo sul nostro laptop o computer, ed eccoci che ci troviamo qua. Veramente veramente molto semplice. Come vi dicevo, volevo farvi vedere il primo passaggio semplicissimo di come collegare il wallet. Eccoci qua, collegare al nostro portafoglio. Andiamo qua, andiamo a selezionare di che wallet si tratta, andiamo a selezionare il nostro di SafePal, ed eccoci e ci siamo collegati. Tutto qui, veramente semplice. Adesso qua mi dice che io non ho ETH, quindi dovrei andare sull'USDT, che non ho ancora, o comprare con BNB, e qua ci apparirà la scritta di BNB. Veramente molto semplice. Andremo a cliccare quanti BNB vogliamo utilizzare. Se vediamo, mettiamo un BNB, ci dirà che riceveremo 136.000 play. Andremo a comprare e mettere in staking per ricevere le ricompense che vi straconsiglio, perché ovviamente in questo periodo andrete a guadagnare extra coin completamente gratuitamente, altrimenti chi vuole può comprare direttamente i token e tenerli pronti e liberi quando la pre-sale terminerà e ci sarà la possibilità di tornare qua nella piattaforma e andare a fare il claim, ovvero la ricezione dei nostri play acquistati durante la pre-sale. Come vedete ci sono delle scadenze, mi raccomando, chi decide di entrare è meglio farlo prima che poi, perché comunque il prezzo potrebbe andare a salire, anche se di poco, però è sempre meglio comprarlo al prezzo più basso possibile. Se poi vorreste invitare i vostri amici, potrete cliccare qua su invita e guadagna, qua troverete il vostro link, e potrete invitare delle persone a partecipare alla pre-sale di Play Doge e perché no anche a giocare al gioco che prestissimo sarà sui nostri smartphone. Penso di avervi detto tutto ragazzi, per qualsiasi cosa trovate in descrizione il link del nostro canale Telegram, potete scriverci qua nei commenti, e mi raccomando ancora una volta, non riesco a smettere di dirvelo, mi raccomando cliccate sempre sui link ufficiali che trovate nei nostri canali o nei nostri video. Per questo video è tutto, ci sentiamo alla prossima, ciao!